a dare il protettivo. Manco quando bevevo ero ridotto così, io non me ne capacito. Lo so, sono pignolo, va bene, sono pignolo. Poi ho scoperto che l'acetone evapora. Dovrò far dizione. Ho i brufoli, perché ho i brufoli. Ci possiamo fare niente. Ho i brufoli sempre. Lo so, per i pavimenti. Fa niente, ci passo gli scatoloni. Oh. Cose, casa, casa, cose. E quindi questi qua momentaneamente li lascio lì. Cioè è uguale, le posso anche appoggiare lì volendo. Le appoggio lì, va bene, le appoggio lì. Mi sento tipo nell'Ottocento girare con sta roba. Però è buia. È un periodo che praticamente non dormo, ma sto portando avanti tutto. Perché è così che si fa, si porta avanti tutto. Welcome, io sono Pierre e oggi sono letteralmente distrutto. Vabbè, non è che mi sono messo qua per farti vedere l'outfit, perché è semplicemente tuta. Sono pronto per andare in appartamento. Ho freddo, mal di testa. Non dico di essere di pessimo umore, ma più che altro sono assonnato. Parecchio, per il semplice fatto che sono stato svegliato che erano le 4:30 da questa bestiolina qua, che oggi è terribile. Allora, ieri ha diluviato tutto il giorno, perché oggi è martedì. Ieri ha diluviato tutto il giorno, di conseguenza sono uscite le ragazze poco in giardino, hanno praticamente dormito sempre. E ho portato fuori solo il ragazzo. E poco, però, siamo stati fuori boh, 10 minuti. Quindi, ieri sera, già quando siamo andati a dormire, non erano molto convinte. Anche se poi ha ricominciato a piovere, perché aveva smesso un pochino quando siamo usciti alle 9, 9 e mezza, non ricordo. Pioviginava. Proprio era nebulizzata. E poi quando siamo rientrati ha ricominciato proprio a piovere, cioè si sentiva che pioveva forte. Quindi alla fine si sono messe nella cuccia e hanno dormito alle 4, 4 ore, non ricordo io preciso. Comunque erano dopo le 4 e hanno cominciato ad alzarsi, a camminare per la stanza e tutto. Alla fine, per penso chiamarmi, non lo so, è venuta qua adesso. Vabbè, io di solito la notte tengo la porta chiusa anche per avere un po' più di spazio. E qua ho messo ieri la prolunga per caricarmi il telefono. Quindi ho messo la prolunga qua dietro in modo che mi arrivi sopra il letto e potevo collegarmi al telefono perché era scarico. L'ho cacciata stamattina così perché ieri sera l'ho messa, ma poi muovendo sopra il cavo si era tipo un po' cosata così. Ok, era così. Lei cosa ha fatto? È arrivata qua e ha iniziato a fare così, praticamente muoveva il filo, quindi faceva rumore qua dietro. E poi non è che giocava con questo, toccava questo e però mi guardava, cioè praticamente si metteva qua in piedi, scendeva, cioè qua in piedi nel senso si alzava qua, poi quando scendeva giù con la zampa toccazzava qua per tipo chiamarmi, per il semplice fatto che voleva uscire. Difatti le ho fatte uscire, che appunto erano 4:30, 5 meno un quarto più o meno, e lei è voluta subito uscire, sua sorella ci ha accompagnato, hanno fatto la pipì in giardino, poi ho cercato di rimettermi nel letto, il problema è che appena mi sono messa nel letto si è alzato l'altro, quel nonnetto là sotto raggomitolato, e quindi alla fine è dalle 4:30 che non c'è, già prima, però in pratica è dalle 4:30 che sono in piedi. Adesso sono le 9, 9, sì, sono le 9 qualcosa. Sono letteralmente KO, però stavo pensando di prepararmi un attimo lo zaino che è lì sulla scrivania, che devo metterci ancora l'ammoniaca e l'aceto che ho comprato, perché io da venerdì pomeriggio che non vado in appartamento. Preparo, poi devo buttare anche una tonnellata di spazzatura e vado in appartamento. Eccomi in appartamento, non so se rende, si vede proprio qua dove c'è quell'alone più chiaro, che è della luce della finestra, ci sono delle strisciate. Meno rispetto a quelle che c'erano prima, quindi non riesco a capire se è il pavimento rovinato o continua a essere sporco. Io non sono ancora entrato per evitare di sporcarlo,
Però a sto punto, vabbè, tanto a prescindere devo ripassarlo, quindi posso anche entrare, se ne frega. Tanto lo ripasso un'ultima volta e poi com'è. Perché con la luce non si vede, ma poi anche dal video non si vede. Però devo dire che rispetto a prima è molto meglio. Adesso qua devo continuare sto macello. Lì l'avevo già fatto, te l'ho detto, e continuo a dare il protettivo. Ho finito di dare la prima mano di protettivo dappertutto, difatti si vede che è ancora lucido perché è fresco, e ho anche passato un po' di ammoniaca dappertutto, sui sanitari e sul pavimento, ma non bene, cioè ho dato una passata così, tanto dato, ed era un po' il più grosso, perché ho paura che poi mi rimanga tutto macchiato. Ad esempio il lavandino stranamente non mi è venuto, ma il bidet no, mi è rimasto ancora tutto sporco, ma non ho grattato troppo per il semplice motivo che essendoci le mattonelle ancora umide, ho paura di sporcarle o comunque sia portare via il protettivo con il panno, quindi spero che poi verrà via, perché dovrebbe essere prevalentemente il color bianco più che protettivo, quindi è tanto vecchio. Ma se lavavo prima di dare il protettivo mi veniva via il bianco anche dalla mattonella. Ora, visto che è la mezza e devo portare ancora i ragazzi, è meglio che vada. Eccomi qua, sono appena arrivato, per quello che c'ho ancora il cappuccio, ma lo tengo ancora un attimo perché c'ho un mal di testa pazzesco. Allora, non ho più registrato niente per il semplice motivo che avevo il telefono scarico. Comunque sia, sono andata a casa, ho portato fuori i ragazzi tutti insieme, perché sì che faceva bello, ma avendo piovuto tanto non sapevo dove portarli, allora li ho portati tutti insieme. Scusa, ma mi prude il naso. Poi ho mangiato un po' di pasta e basta. Infatti non ho registrato niente, e mi collego al fatto che non mi ricordo quando, comunque nei giorni passati, e devo ringraziare Marina per avermelo scritto sotto nei commenti al video, quello svuota la spesa, ricordandomi che avevo acquistato la tagliata di pollo, perché l'ho cacciata in frigo e ho detto poi la faccio, ma tutte le volte o aprivo il frigo e prendevo direttamente il contenitore dove avevo già magari qualcosa di pronto, o altrimenti mi facevo della pasta. E mi sono completamente dimenticato che il giorno dopo quella tagliata scadeva, ma era comunque buona, non ti preoccupare, l'ho mangiata lo stesso. Se ho registrato ti lascio la clip, l'ho messa in uno di quei contenitori col tappo, quel contenitore di vetro col tappo blu, ci ho messo il sale che c'era e un po' di succo di limone. E l'ho cacciato in forno, o meglio, l'avevo lasciato macerare con il sale lì tipo una notte. E poi il limone l'ho aggiunto per ultimo perché mi sono completamente dimenticato. Intanto scusa la mia faccia, ma io oggi proprio, cioè, ma manco quando bevevo ero ridotto così. Io non me ne capacito. Va bene, sono distrutto, una cosa pazzesca, non vedo l'ora di essere nel letto stasera, una cosa assurda. L'ho cacciato in forno una decina di minuti, c'è stato poco perché era tagliato bello sottile, e poi ho aggiunto, difatti ti lascerò, mi sembra di aver fatto una foto perché avevo una fame pazzesca, non c'ho voglia di stare a filmare, ho aggiunto del couscous e della verza. E basta, l'ho mangiato così, ottimo, 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 era proprio buono, ne vale la pena prendere quella tagliata lì. Ho detto questa mattina che volevo lavare il pavimento di qua e lo farò, lo so, sono pignolo, va bene, sono pignolo, quelle macchie me le terrò, soltanto momentaneamente sarà il ripostiglio, quindi chi se ne frega, ci vado di Karen e basta. Pavimento lavato, questo è il panno, non è tanto sporco stranamente, un pochino, ma devo dire che rispetto alle altre volte finalmente non me l'ha lasciato nero, di solito era nero,
Mucchio di roba da lavare, ok. Adesso stavo pensando di risciacquare le placche delle prese, che se ti ricordi l'altra volta ho passato con l'acetone. Poi ho scoperto che l'acetone evapora. Avevo messo quella mascherina che era rimasta macchiata, un po' immersa, vabbè, questo è il contenitore sporco, ma chi se ne frega perché tanto non viene più di così. Ci avevo messo l'acetone e avevo lasciato la mascherina lì. E ho detto la lascio un po' il tempo di lavare, forse dovevo lavare il pavimento, non mi ricordo, comunque dovevo fare qualcosa. E poi ho detto dopo che faccio quello la tolgo. E in realtà me la sono dimenticata. E quando sono arrivato, cioè l'ho vista, mi sono ricordato, quando l'ho tirata su mi sono accorto che era evaporato via tutto, ma vabbè. Adesso le ho messe tutte a bagno qua perché le voglio risciacquare e per vedere come vengono. C'è tutta schiuma perché ci ho messo della roba. In base a come vengono, ti dico cosa ci ho messo, che magari può essere utile. Ok, più o meno sono soddisfatto. La luce è pessima perché è completamente tutto nuvoloso, ma parecchio, vabbè. Allora, semplicemente ho fatto acqua, ammoniaca e candeggina. Non so se si mischia, mi informerò. Tu non farlo perché non vorrei che fosse qualcosa di nocivo, perché so che l'aceto e la candeggina non vanno mai messi insieme e quindi non so se anche l'ammoniaca e la candeggina non va messa insieme. Vabbè, io l'ho fatto, non sono rimaste malvagie, sono comunque macchiate, ovviamente, sono un pochino gialline, ma tanto qua sembra tutto meravigliosamente bianco, quindi va bene così. Però alcune mi sono rimaste più decenti, fortunatamente, quindi cercherò di fare una selezione tra quelle più decenti, visto che sono tutte uguali tranne due, che una è quella della cucina e l'altra è quella del bagno. Le altre sono tutte uguali, quindi che le metto, cioè le posso mettere ovunque, sia gli interruttori che le prese, indifferente, in qualsiasi stanza. Quindi le più decenti le metterò in ingresso e nell'interruttore della cucina. Le altre che sono un pochino macchiate le metterò nelle stanze meno frequentate. Le più brutte molto probabilmente le metterò nella dispensa, ripostiglio, magazzino, con quella cameretta che trasformerò in ripostiglio poi. Prima il ripostiglio sarà il soggiorno. Intanto qua sta ancora asciugando con molta molta calma. Ok, intanto che aspetto che il pavimento asciughi di là, in questi giorni sto anche cercando di lavorare il più possibile sulla parte natale. Però devo essere sincero, allora mi piace perché sto cercando di raccogliere le idee, quindi sto prendendo, diciamo, ispirazione, perché non è che copio, sto prendendo degli spunti, tant'è che mi sto facendo una lista e non mi sto neanche salvando le fonti perché ho intenzione poi di adattarli un po' più a me, mettiamola così. Però sto ancora cercando di capire come mettere in pratica queste idee, anche perché non ho tanto tempo, cioè secondo me avrei già dovuto iniziare tipo ieri, cioè il 15 di novembre, perché secondo me ci vuole un mese tutto per i preparativi di Natale in generale. Difatti sto cercando di fare il più veloce possibile per iniziare i primi di dicembre, che è comunque tardi, però qualcosina volevo fare perché mi piace. L'unica cosa appunto che sto cercando di capire come raggruppare un po' tutte le idee. Avevo intenzione di, e fammi sapere nei commenti se ti può interessare perché mi sembra che il tema Natale piaccia, però avevo intenzione di fare, non ho idea di quanti video perché devo ancora bene raggruppare un po' le varie cose, però volevo fare alcuni video riguardanti i tipi di regali da fare. Non ne farò solo uno, come vedo che fanno tanti, 100 più idee, perché io mi perdo, perché preferisco quelli che ti danno l'idea e
te la spiegano anche un pochino rispetto a quelli che dico, cioè che dicono, puoi regalare un beauty case, un roller per il viso, il rasoio, il phon, gli asciugamani, le maschere viso, le tazze. Cioè, ti iniziano a fare un elenco a raffica che tu dici, ok, io sono ancora al beauty case, cioè non vai avanti, quindi no. Preferivo fare dei video tipo 5 cose, cioè metterci solo 5 cose, poi fare un altro video con altre 5 cose, magari verranno anche brevi, adesso vedo. Magari non faccio 5 cose, ma le raggruppo per tipologia, non lo so. Di certo sono sicurissimo che non farò i video del tipo cosa regalare alla mamma per Natale, cosa regalare al ragazzo per Natale, perché non li trovo sensati, nel senso che siamo tutti diversi, ma al contempo sotto certi aspetti possiamo essere simili. Io faccio le maschere viso come può farle una ragazza, una persona cucina come lo può fare anche un uomo, per dire, quindi mi sembra un po' più sensato raggruppare magari per tipologia. In modo che se uno, cioè se una persona conosce o ha un parente che cucina, va a vedere il video sui regali da fare a una persona che cucina o comunque regali inerenti alla cucina, ok? È vago, lo so perché ci sto appunto ancora lavorando. Mi piacerebbe fare anche dei video sulle decorazioni, però non lo so sul tempo, non so come possano venire perché ultimamente non sono troppo soddisfatto di come sto registrando questi video. Ho visto ieri il video, scusa se ogni tanto mi escono queste cadenze. Molto probabilmente sto guardando troppo degli youtuber che sono tipo bilingue o parlano comunque più lingue e hanno giustamente una cadenza dell'italiano diverso rispetto a quello normale, per il semplice fatto che magari utilizzano la lingua nuova che hanno imparato principale, ok? E quindi oh, queste cadenze assurde, non ho capito. Dovrò fare dizione. Ieri ho registrato il video sulla pulizia del Dyson e non ne sono stato per niente soddisfatto. L'ho pubblicato lo stesso perché l'avevo registrato, perché non avevo altro, perché comunque sia penso che possa essere un minimo utile, ma non mi piaceva per niente il fatto di. Cioè il fatto di averlo dovuto registrare nel seminterrato, non mi piaceva per niente il fatto che le inquadrature non erano belle, tutto in generale, cioè tutto nell'insieme non mi andava bene. Però può essere anche il fatto che sono anch'io di nuovo in un periodo così di alti e bassi, ma va bene. Quindi devo vedere un attimo se riesco a registrare le decorazioni, non lo so, vedremo. E volevo fare anche tipo i pacchetti. Io personalmente non credo che farò regali di Natale, o meglio, ne ho uno, cioè ne ho uno già a casa che devo solo impacchettare, ne dovrei prendere uno sicuro e il secondo in forse, ma avrò poi un regalo di compleanno. Però mi impacchetterò roba a caso, nel senso prendo qualcosa in un pacchetto per far vedere come impacchettarla. Però anche lì devo essere ispirato, devo vedere se ho il tempo di farlo. Quindi fammi sapere sotto nei commenti se ti possono interessare i video sulle guide ai regali, mettiamola così, cosa regalare a chi e perché, i video sulle decorazioni e i video sui pacchetti, su come fare i pacchetti. Che così io mi organizzo, cerco di farlo in breve tempo. Molto probabilmente inizierò con le guide, che forse fare i regali è quello che richiede più tempo. Le decorazioni bisognerebbe farlo entro l'8 di dicembre, perché so che la maggioranza fanno. Cioè decorano casa l'8 di dicembre, non so assolutamente se riuscirò.
però magari qualcosa cerco di piazzare. I pacchetti però mi piacerebbe, perché a me piace fare i pacchetti. L'anno scorso ho fatto tanti pacchetti, tutti diversi, ero molto soddisfatto di come erano usciti, però poi li ho regalati e quindi non ci sono più. Però vabbè, così. Ah, mi era anche venuto in mente che quando ho parlato prima dei regali tutto, domenica ho fatto, no, no, sabato ho fatto la seconda maschera. Ho i brufoli, perché ho i brufoli, ci possiamo far niente. Ho i brufoli sempre, ma devo dirti che la pelle già la sento meglio. Oggi di nuovo tanto grassa, ma purtroppo. Così. Adesso il pavimento di là direi che è asciutto. In realtà non era ancora asciutto, quindi ho sistemato un paio di cose. Ho fatto che togliere i volantini che avevo messo lì nel corridoio, e ho raggruppato le cose che devo portare a casa da lavare. Boh, ho fatto un po' qui e un po' là. Adesso, visto che è asciutto e stupendamente pulito, mettiamolo così, penso proprio che si è rovinato, non lo so. Stavo pensando, sono le 16:30, quindi ho ancora un pochino di tempo, giusto di portare gli scatoloni già di là. Prenderò un panno con un pochino di questo qua, verde di Chantecler, lo so, è per i pavimenti. Fa niente, ci passo gli scatoloni. Oh. Perché almeno profumano poi. Ho intenzione di, adesso vedo un po' come, comunque dividere la stanza come se fosse l'appartamento, quindi accatasterò nell'angolo questo qua, la roba della cucina, lì in teoria andrebbe roba del soggiorno, ma non credo di aver roba da soggiorno perché il lampadario lo lascerò in camera momentaneamente insieme a tutti i prodotti della pulizia perché non voglio fare avanti e indietro qua. Quindi qua metto momentaneamente la roba che deve essere poi ricollocata ma che non mi serve. Quindi in mezzo a quella parete lì ci metterò la roba del bagno, nell'angolo di qua ci metterò la roba che dovrebbe andare in camera, mettiamo così, e un po' più in qua metterò la roba della cameretta. Non so se mi sono spiegato bene, ma tanto non ho molte cose perché la maggioranza delle cose le ho ancora a casa. Cose, casa, casa, cose, e quindi iniziamo perché oggi parlo tanto e faccio poco. Sistemato più o meno, comunque sia. Qua ho raggruppato fino a quel bauletto grigio tutta la roba che in teoria dovrebbe andare nella cameretta. Quei due scatoloni lì sono cose di mia mamma, ma qua sono cappotti e qua, ok, non sono cosato guardando nel video. Ok, lì sono scarpe sempre di mia mamma e le ho messe lì perché dovrebbero andare nella cameretta, ma visto che l'abbigliamento riguarda la camera faccio che metterlo lì, tanto per il momento di mio non c'è niente, quindi glielo lascio lì. Qua invece la roba del bagno, quindi c'è la cassettiera del bagno con la plafoniera che devo poi mettere. Ecco, gli asciugamani in teoria sono dei ragazzi, andrebbero nella cameretta, ma le lascio momentaneamente lì perché tanto è roba che ogni tanto uso, come hai visto, e questi qua momentaneamente le lascio lì, non, cioè è uguale, le posso anche appoggiare lì volendo, le appoggio lì, va bene, le appoggio lì, ok, le mettiamo qua perché sarebbero da mettere in cameretta. E qua è tutta la roba della cucina, tutta una piccola parte della roba della cucina e basta. Questa faccio che chiudere perché tanto questa stanza è a posto. Il pavimento comunque è bello liscio, cioè è bello scivoloso. L'unica cosa è che è gelato. Io non sono abituata a camminare scalzo, non mi piace, però cioè, è inutile lavare il pavimento e poi andarci con le scarpe sporche. Mi sento tipo nell'Ottocento girare con sta roba, però è buio. Pensavo di, diciamo, ordinare un minimo questa stanza. Tuo sacco della spazzatura, secondo te, lo potrei buttare via o me lo tengo? Lo potrei utilizzare come materasso? Perché è bello pieno.
Vabbè, adesso sistemo. Piove sempre, a me non piace buttare via la spazzatura quando piove. Che dici, sono bravo nel spostare le cose. Vabbè, non è ordinato, raggruppato, e pazienza, va bene così. Quel mucchio lì è tutta roba da lavare, pensavo di lavarmi anche le scarpe che ho usato per dare il bianco, anche se sarebbero da buttare, ma gli do una passata perché le uso poi per fuori, per sistemare fuori, altrimenti le butto e chi se ne frega. Quindi domani dovrei riuscire a pulire, spero. Vedremo? Lo scopriremo solo domani se riuscirò a pulire tutto. Quindi non ti resta che iscriverti al canale e attivare la campanella di notifica per non perderti il video di domani, che saprai se ce l'ho fatta o non ce l'ho fatta. Intanto, se ti è piaciuto questo video, lasciami un like, se hai qualche commento o consiglio da darmi, scrivimelo qua sotto. Mi raccomando, fammi sapere per quanto riguarda i video sul Natale, sul tema Natale, se hai qualche richiesta in particolare, se ti piacciono le guide, come fare i pacchetti o anche gli addobbi. Io non ti prometto niente, ma cercherò di farlo, perché è un periodo che praticamente non dormo, ma sto portando avanti tutto, perché è così che si fa, si porta avanti tutto. Scriviamo qua sotto nei commenti, che così ci mettiamo un pochino d'accordo. E ci vediamo domani con un nuovo video. Bye!